Salve ragazzi, sono Kingsave Corporation e oggi siamo qui su God of War. L'ultima volta ci siamo lasciati che avevamo liberato il drago Fafnir e avevamo visitato le miniere di Gollumdor. E basta, credo, no? Sì, basta così. Allora, intanto per ricordarvi così, seguitemi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation. Allora, intanto ho aggiustato pure il volume del microfono, quindi voi mi sentirete alla grande. Ok, liberando il drago. Vabbè, eravamo usciti, però vabbè. Possiamo andare pure da qua. Ma non sono venuto qua, vabbè. Allora, andiamo di qua. Eccolo lì, il drago nel mondo. Sei il drago. Scusate, raga. Il serpente nel mondo. Ora, cosa faremo? Ah, tra l'altro non volevo aspettare a domani per il prossimo episodio, volevo fare giusto adesso, volevo giochicchiare un po'. Salve, buonasera. Come va? Tutto bene? Allora, io direi di andare sul menu e fare questo. Ah, poi tra l'altro ragazzi dobbiamo andare a Muspelheim per battere una Valchiria. Però mi devo potenziare troppo, quindi niente. Intanto andiamo alle miniere di Lindenstown. Quindi Frey andò via e Odino si arrabbiò. Infuriato, la maledisse in modi orrendi. Dopo tanto tempo insieme, lui conosceva le sue debolezze e le lanciò delle maledizioni impossibili da spezzare. Oh, come non poter lasciare Midgar? La privò del suo spirito guerriero. Freya non poteva combattere né difendersi. Non poteva ferire nessun essere vivente, né con incantesimi né con spade. In questo mondo non le restava altro che isolarsi. Povera Freya, nei suoi panni ti sputerei in faccia anch'io. Già, farei lo stesso. Non ci credo che l'ha divorata. Laggiù c'è qualcosa. Possiamo attraccare qui. Vai, vai, chicco. Ma tra l'altro dobbiamo recuperare pure la vita. Scusami,
capito. Parla a questo anello qui. Cosa? Non sente i pensieri degli anelli. Sta parlando con me. È Andvari. Ah, lo sapevo. Dice che andò alle miniere di Volundar per osservare il suo sbaglio. Ma il Mangianime lo attaccò. Così, mentre veniva squartato, con una magia ha passato la sua anima su questo anello. E poi lui... Che ne è stato della sua roba? Andvari aveva un laboratorio qui, con ogni genere di aggeggi e strumenti elaborati. È un martello da favola. Ti ha detto se si trova ancora lì? Stai innervosendo. E allora? Voi altri portate Andvari con voi e date un'occhiata in giro. Se trovate il suo martello, costruirò qualcosa di davvero carino per voi. Ehi voi, non dimenticatevi la pietra d'accesso. Ok, la prima. Devo potenziare. Ok, che avete rotto? Il guanto dell'infinito. Siamo a posto, direi. All'interno poi ci va l'anima di Andvari. Andvari non vuole che prendiamo la sua roba. Non mi importa. Io non glielo dirò. Questo non gli è piaciuto. Non vuole che andiamo laggiù. Smettila di ascoltare. È inaffidabile. Attento, padre! Siamo pronti! Sinistra!
capisci quell'anello. Ma come? Un mangiante. E un viandante. Occhio. Mangianime morto. Che ci fa un mangianime qui? In che senso è colpa tua? Devi ignorarlo. È un po' difficile per me ignorarlo. Non vedo trappole. Sembrava molto sicuro. Come on!
laboratorio lassù. Lo so, un anello parlante inaffidabile. Ascolta, gli uomini di Anvari hanno fatto cose brutte. Lui è contento che tu abbia distrutto il laboratorio e si pente di averci ingannata. Il martello è oltre questa porta. Scusate, ragazzi, no. Lalla. Non ci interessa questo. Abilità. Allora, abbiamo iniziato quasi tutta l'ascia. Facciamo tutta la furia, proprio tutta. E potenziamo quando è disponibile anche Atreus. Ragazzo, qui. Signor Sì. Ok, questo va nel diario. Che splendido martello. Anvari ci ringrazia. Possiamo tenerlo.
Ne parleremo con il nano blu. Guarda qui. Sì. Ehi, un'altra mappa del tesoro. Ecco il martello dell'alchimista. Che spirito molesto. Ah, Andvari era un rompiscatole. Ma come alchimista era formidabile. Datemi... Cosa? Vuoi fondere i tuoi... Ne serve proprio un'anima intrappolata per arricchire il vostro premio. Non lo volete più? Padre, non possiamo darglielo. Ecco, tienilo tu. Ci sarà utile, te lo assicuro. Va bene, basta che si dimostri utile. Il ragazzo ha il cuore tenero, eh? Beh, gli passerà. Allora, il Southern Cascio è qui. Utilizziamo la prima parte della gemma dell'infinito. L'anima. E siamo diventati un po' più forti, eh? Diamoci dentro. Ma ora però. Artefatti. Che qualità! Allora, vediamo se dobbiamo potenziarci qualcosa. E tu? Se può fare un'armatura? Può fare solo la parte superiore però. Allora vediamo un po' se si può fare. Non essere troppo cauto. Le braccia ne potremmo fare. Come giusto che si fa. Però provo a fare questi. Questo ti terrà fuori dai guai. Alzate i tacchi o battete la flappa. Un attimo. Allora. Che tra poco staremo a livello 4. Tutti i danni già. Vabbè, meglio così. Allora, signori, avremo due pezzi d'armatura del viandante. 2 su 3. Il negozio è aperto. Non possiamo potenziarli, ovviamente. Così dovrebbe andare per ora.
cavolo, che braccio ne posso fare? Trofeo orrido del viandante. Lo sconfiggenato viandante, forse barra 2. Vabbè. Continua. Sarà per la prossima. Ora ragazzi. Già è più potente. Ora dobbiamo fare la missione principale, se ci riesce. Oppure facciamo un'altra cosa. So di non essere molto al corrente della situazione, ma da quando in qua i morti non restano morti? Una resurrezione tra amici è un conto, ci mancherebbe. Ma è come se l'intero Hell si fosse riversato a Midgard. Lei ha detto che il mondo è squilibrato, che qualcuno ha interferito con forze potenti. Oh, questo è chiaro. E Odino è il re degli intriganti. Cosa può aver fatto per noi? Potrebbero essere coinvolte le Valchirie. In tal caso... starebbe giocando con il fuoco. Scusate ragazzi, arrivo tra un secondo. Ragazzi, sono tornato. Giù. Vai, strada di rimane. Mimir, c'era un altare di una gigantesca, con tanti libri e visioni. Ah, deve essere Groa, la custode del sapere. Era una potente strega che raccolse tutti i tomi sulla saggezza arcana che trovò nei regni, sperando di aumentare la propria preveggenza in modo da trovare il marito scomparso, Orvandil. Ma non scorse il marito nelle sue visioni. Infatti Groa, che vedeva più in là di ogni passato e futuro, assisté a Ragnarok, la fine e l'inizio di ogni cosa. Urlo da sinistra! Yeah.
un'altra parte del codice linguistico. Bene. Che cosa faceva la cosa del piantante? Allora. Rinforzare con le pezze di metallo armatura proprio aumenta la vitalità dei guerrieri abbastanza forti da poterla indossare. Rigenera lentamente una barriera portiera che assorbe un attacco. Sembra indossarla tutta però. Vabbè. Scusate ragazzi, avete un secondo, un attimo solo, eh. Eccomi qua ragazzi. L'essenza de cazzo qua non serve. Solo così. Aumentare la velocità della rabbia. Un altro qui. Questo è Trivi, un gigante di ghiaccio. Esatto, un tipo molto scaltro. È il Mjolnir. Ha rubato il martello di Thor. Già, per un po'. Alla fine Thor uccide sempre quasi tutti. Chissà perché. Battaglia!
Scusate ragazzi, ma c'è un imbecille in casa che fa rumore. Un altro nome. Cara. È come se fossero diventati un monumento alle Valchirie. Sembra che tu conosca Brock e Sim. Oh, i fratelli Uldra. E chi lo riconosce? Li conoscono tutti, chi nel bene e chi nel male. Forgiarono il Mjolnir, il martello di Thor, la più grande arma di morte degli Æsir, il flagello dei giganti. Il martello di Thor? Non sapevo che gli piacessero gli Æsir. Oh, direi di no. Ma successe tanto tempo fa, quando desideravano farsi un nome. Quella volta hanno decisamente esagerato, secondo me. Wow! Che cosa volete? Innanzitutto... Ora vai a colpa! Giusto, giusto. Il cammino del fanatico. Siamo a posto, direi. Me lo metto in un solo. C'è dei castoni. Risolvo io! Vedi come va! E non permettere a quell'incapace di mio fratello di metterci ancora le mani! Vertiti a mozzare teste! Rimasti con quella cosa. Signori, direi che la live può finire qua. Ci vediamo stavolta domani con un altro let's play di God of War. E niente, seguitemi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. E niente, ci vediamo domani mattina, poi dopodiché proseguirò il pomeriggio probabile, molto probabile. E niente, ciao a tutti!